avevo una società di una pompa di benzina in via Guglielmo il Buono. Da allora, infatti, tutto il periodo che sono stato in carcere nel processo di Catanzaro, io vivevo sull'attività di quella pompa di benzina in società con un'altra persona. Tutta questa documentazione l'ho presentata quando mi hanno fatto il provvedimento dei beni. Se non che, tornando da quel processo, avevo io uno zio che aveva una macelleria. Una macelleria, E questo lei l'ha dichiarato l'altra volta a noi a ecco, Palermo. io, mia moglie Infatti, aveva la infatti, licenza, io infatti. ero attivo lì, E mattina il sera, pace de scrima, o sorvegliato. pace Franco scrima, o pace Franco scrima, piazza generale Turba. Vabbè, lei quello che facevo io non lo sa, perciò questa è un'altra cosa. E allora io ero la mattina, alla sera, sorvegliato speciale. Beh, questo è uno. Perciò lei a me nel 70 non mi ha mai conosciuto. Sa cosa mi dispiace a me? E Che ora i rapporti del finiamo, ora finiamo, passato ora finiamo. diventano poi che ci stiamo mettendo Ma in una qui noi parliamo situazione. che io per 4 anni faccio il macellaio, sto dalla mattina alla sera in via Palmerino, in quell'attività gestita con la licenza di mia moglie. Io ero sorvegliato speciale, la mattina mi dovevo recare lì alle 7, cioè non prima delle 7 e non più tardi mi dovevo rientrare delle 7 di sera, svolgendo come collaboratore, anche quando hanno fatto la proposta del suo confine, Calò, si nel svegli, i 69. tempi Beh, sono scusami, cambiati. aspetta, ora devo Troppo parlare io. sangue è stato versato. Ma Calò, si lasci stare svegli. almeno, che cosa mi vuole. Troppa criminalità, Ma non mi troppe cose interessa. Ma brutte io sono lo successe. so pure io che sono Ah, 60 cose, ma a avete me. rovinato tutto, Ora sta troppe lutte, cambiando. troppe Ora. sofferenze. Questa è la struttura di Cosa Nostra. Perché è cambiato tutto? Perché? Lasci stare su. Quando siete a solo, chiedetevelo, perché avete scombussolato tutto? E siete andati dietro a dei lazzaroni, a dei assassini. Marino Mannoia, per cortesia. Ma la prego io, vero? Ormai ha fatto una scelta. Io non è che sto giudicando a lei, E io la invito a farla pure lei. lasci stare, perché Aspetti, io se avesse cose da pentirmi, io lo facciamo farei. Ma parlare siccome non ho poi. niente da pentirmi, Facciamo non si parlare. Signor preoccupa, Dottorrino, non non venite a è, no. pentire. Ora le volevo dire anche questo. Ecco perché purtroppo non potete manco piangere nella situazione in cui siete. Oh, Perché non è che il soldato che magari riceve comandato, guarda, vi trovate poi in una situazione a dire che io mi pento dopo aver fatto e dato ordine, commissione, questo e quell'altro, vi viene pure difficile a pentirvi. Questa è Vabbè, la realtà. lasci stare, Scusatemi, lasci stare. prego, Facciamo parlare prego, prego. un po'. Mi Quando scuso, uno signor fa Calò, una cattiva mi scuso. azione, quando uno è responsabile di una cosa grave e si vuole pentire, se ne va in chiesa, si mette a ginocchio col Signore, dice io mi pento dei miei peccati e va, è questo. Ma non, ma Io non, questo volevo fare, non, signor ecco, Calò. Ma poi ho detto, e perché devono continuare mi ancora a fare scusi, sto massacro? io Ma le giuro su non mie parlo di figlie, questo, questo volevo io non fare parlo della sua situazione, perché purtroppo ha avuto io. queste disgrazie, cose. Mi voleva pure ammazzare io, Però le signor do una Calò. cosa, Ma dico, ma per fare lasciare dignità a cui? tante di queste, diciamo noi, che si sono pure pentite, come lei, hanno l'ergastolo, hanno condanne pesantissime, per cui hanno scelto questo, accusare, mandare in galera o A me non mi riguarda, io ho pagato condannare fino al mio persone, ultimo purché giorno. loro escono di casa. Lei sta Perché facendo il io vorrei confronto con vedere, me, signor Calò. Io ho pagato fino all'ultimo giorno della mia pena. Sì, aspettate se noi un parliamo, minuto. se lui vi parla di pentimento, io così lo Calò, giudico il Calò e Marino pentimento. Mannoia, scusatemi. Dobbiamo parlare dell'omicidio Vallicano, Oh. della scomparsa, Ora meglio dirla. come qualche Lasciamo altro, stare tutto il resto, lasciamo. perché io le volevo chiedere al signor Marino Mannoia, Mannoia. se quando io ho avuto il confronto con Buscetta era all'aula Bunker. E ha detto di Sì, sì, ero lì, ragazza. io. Non è che ci andavo tutti i giorni, perché mi Allora cercavo. era a conoscenza di questa accusa che mi ha fatto all'ultimo momento il signor Buscetta, Lei dopo un confronto di 3 ore. cercava purtroppo di Dopo un strafare, confronto. signor Calò. Ha strafato. Dopo un Voleva confronto. vincere quel confronto, invece all'ultimo purtroppo l'ha perso. Così è. Ma dopo giorni di confronto. Quando ha visto il signor Buscetta, quando io gli dico, vabbè, questo poi non mi ha più con Buscetta, lasciamo stare. Perché lei ha conoscenza dell'accusa che mi fa.
Cioè non è una cosa nuova sua che sta avvenendo ora e mi dice, mi sta accusando. Già era a conoscenza di questa cosa. Ma questo è un'altra cosa. Lei dice che io ho fatto parte, sono rappresentante della famiglia di Portanovo. Mi vuole dire come ci risulta a lei questa rappresentanza della famiglia di Portanovo? Risulta per la mia appartenenza a Cosa Nostra, lei lo sa bene. Cioè, e chi gliel'ha riferito che io facevo parte, che io ero rappresentante di una famiglia di... Io lo conosco direttamente a lei, signor Colò. Sì, ma qui giuristi, allora io a lei gliel'ho detto, oppure l'ha avuto pensato di altro. Io mi rivolgevo a lei, io quando parlavo con lei parlavo con un rappresentante di Portanovo. Nel 70? Come? Nel 70? No, io nel 75 sono stato convenato, signor Colò. Ah, dopo 75? Dopo il 75. Anche se lo sapevo o potevo sentire dire prima, non ero. Io sono entrato a far parte di Cosa Nostra nel 75. E quando è che gli hanno detto allora? Gli hanno riferito? Gli hanno riferito, signor Marino? Sì. Mi dispiace, signor Colò, mi dispiace. Io, scusi, lei, io so, mi dispiace, Calò, mi dispiace, però... Mi dispiace per lei, non mi dispiace per lei. Ma io, scusa, scusi un momentino, Calò. Lei l'ha sentito quello che ha detto Mannoia poc'anzi? Sì. Dice che addirittura è stato lei a trasportare... Ma noi cioè, andiamo a cosa... Dobbiamo andare... Allora, dobbiamo andare caso per caso, perché... Perché io sono imputato? Perché dicono loro che io faccio parte della commissione. E allora io dobbiamo parlare. Ma oltre parlare. Questo, lui sostiene sì, ma questo che lei è stato lei personalmente. E questo noi ci andiamo poi all'ultimo. Dico, gli ha avuto riferito allora, questo io sono rappresentante della famiglia, perché non credo che io quando da ci siamo visti per la prima volta... Viene sempre detto da un altro, non c'è mai una situazione che uno conosce e quando io Gianni se non è la stessa famiglia. E quando io ho fatto parte di questa rappresentanza, quando? Da più di vent'anni. Lei non deve dire più di vent'anni. Lei dice che ha fatto parte di questa organizzazione e deve essere più preciso. Perché io sono entrato nel 75 lei. E sin dal mio momento in cui sono entrato a far parte di Cosa Nostra, già lei era rappresentante. Io sono. Cioè, e allora non sai. Io mi sono. So, allora, io mi sono pentito nell'89 e l'ho lasciato rappresentante. Allora lei mi vuol dire questo. Io nel 75 ho saputo che lei era rappresentante. Da chi? Da qualcuno, esatto. È giusto? Certo, l'ho detto. Facevo parte della famiglia, da bontà. Facevo parte pure della commissione. Sì. Nel 75. Ma. Qual era? Cioè, nel 75 io appresi che lei faceva parte della commissione. E le famiglie quali erano queste? Anche, ecco, vedi che è molto pratico lei. Ecco, no, no, io conosco i processi. Sì. Mi deve scusare, no, il Presidente. Per un primo tempo c'è stato il trumviario retto da Stefano Bontade, poi da Totò Riina e tutto questo, da Luciano. Vedi che è pratico lei dalla situazione. Mi deve scusare, ma lei pensa che dopo 10 anni di processi io non so parola per parola, non ricordo parola per parola? Ormai i pubblici ministeri, i presidenti di corte d'assise conoscono parola per parola. Ora mi deve dire... Mi aiuta, perché certo uno non può ricordare bene tutto. Io faccio parte della commissione... Lei lo sa, io non è che ero uno che mi mettevo in vista. Lei dice mi che... aiuta a ricordare la composizione famiglia. Può darsi che magari ho fatto qualche vuoto. Lei che no, io certamente se lei... un veterano mi allora, può aiutare lei, a ricordare lei a qualcosa. Questo punto non sa l'origine... Cioè, quando io sono diventato rappresentante di questa famiglia. E io la sto ascoltando, me lo dica lei. E non lo so, e tu lei me lo deve rispondere. Io non lo so, non lo sa. Non lo sa. Non lo sa. Allora, poi ha detto che io sono. Faccio parte della commissione, di questa commissione. Nel 75 già io facevo parte della commissione. Io quando sono stato a far parte di Cosa Nostra ho detto che già lei era rappresentante della famiglia di Portanova. E mi dica una cosa. Le famiglie, mi vuole spiegare come avviene questa commissione, come avviene, cioè io a chi rappresentavo, a chi rappresentavo io? La sua famiglia e il suo mandamento. E chi era il mandamento? Il suo mandamento, e lei aveva Portanova, aveva Azisa, che anche se era stata sciolta, Azisa? Sì, aveva questo calata fine, e poi lei si è addossato anche un borgo e tutta Palermo Centro. Era uno dei territori più vasti che aveva. Nel 75 io che cosa rappresentavo io? Quale mandamento rappresentavo? Me la deve dire perché dobbiamo essere. Lei se ha fatto parte di questa organizzazione, deve essere un po' più preciso perché è inutile che ci divaghiamo. Usa sempre queste cose che della sua conoscenza, della sua grande esperienza,
nota qualche vuoto, qualche cosa che ci può essere per mancanza di esperienza. Non ce ne possono essere vuote. Esperienza storica. Mi dispiace. E allora lei giustamente vuole dare consigli. Se noi parliamo di questa di un'organizzazione, non ce ne possono essere vuoti. Se ci sono regole, no, cose vuote, non ce ne possono vuoto essere. Di storia parlo. Di ma quale storia? Quale storia? Ma se lei è a conoscenza di tutti i particolari minimi, se vi ricordate, lei si ricorda tutti i minimi particolari. Io me ne ricordo un po' sul, l'altro si ricorda un altro pezzo. Ora, non ricordasse bene che, dato che lei ha saputo che io faccio parte, e a conoscenza... Andiamo alla legata, ma no, e poi lei mi ma noi dobbiamo parlare dell'origine. Se io ho fatto questo omicidio, come dice lei... Ma lei mi vuole fare la storia cosa nostra? Ma lei ne ha parlato. Ma perché ha chiesto il confronto con me, lei? Per parlare di questo, come io, a lei risulta che io faccio parte di questa commissione. Mi risulta dal primo giorno in cui ho fatto parte, a cosa e allora mi deve dire quale famiglia io rappresentavo dal 1975. Allora, a me mi risulta che lei era il rappresentante di Porta Nuova ed era un membro della commissione. Oh, io, e quali erano le famiglie? Ma in famiglia? Porta Nuova. Lei aveva Porta Nuova, Assisa, Costo Calatafine. Borgo poi l'è venuto dopo, quando cancelliere si asciughi la famiglia. Ma io non vado a ricordare le date, perché lei mi faccia le domande sulla mia famiglia. Scusa, faccio le domande sulla mia famiglia d'appartenenza. Allora, e ci dico pure i millimetri del territorio. Allora, Costo Calatafime, Azisa, lei è il primo che sta dicendo queste altre cose nuove, perché fino ad ora non l'ha detto nessuno. Ma ora si aggiungono altre novità. Ora, si può andare avanti così, signor Presidente, quando... E ogni volta che uno fa fa un confronto, debbono fare altri discorsi. Ora, sta Azisa e su Costo Calatafime. Poi subentra Borgo. Ma lei non aveva dichiarato pure che Palermo fino al 77, 78 sì. Era aggregato a Palermo? No, era aggregato da noi, a Santa Maria Gesù. Dopo si è ricomposta la famiglia. E lei è diventato il capo mandamento anche di quella famiglia. Cioè, allora quando Ignazio Gnorfo allora state costituito la famiglia. Allora nel 75 più 75, signor Calò, ma che discorso va facendo? E quando allora io ho fatto parte di questa commissione? Quando l'ho rappresentato io questa lei famiglia? Lei poi ha avuto allargato anche la famiglia Palermo Centro più il Borgo, ma già lei di per sé aveva il suo mandamento con altre sì. Cioè, qualcosa da fine, Zisa. E poi? Signor Calò, io non è che sapevo, venivo nella sua struttura a sapere i millimetri. Io sapevo che lei era capo mandamento e membro della commissione. Signor Mario Mannò, la prego, lei non sa niente. Sì. Sinceramente dico, lei non sa niente. E che ripetete tutto quello che dicono gli altri. Lei, è Buscetta, mi dica lei quello che gli altri non sanno. Buscetta venne con questa novità e mi ha inserito in questa... fantomatico o esiste o non esiste, a me non mi interessa niente in questa commissione e purtroppo non c'è un solo persona che poi dice che vuole voler collaborare che non viene qua a dire guai se un ministro qua a dire Calò non faceva parte della commissione come l'ultimo pentito dopo 6 mesi, chissà cosa disse 6 mesi prima fino a quando disse che io faccio parte della commissione allora l'hanno introdotto in presenza o magari a fare dichiarazione davanti alle corti d'assise. Ad ogni modo, lei di commissione di questa cosa non ne sa per niente se io ho fatto parte o non ho fatto parte. Andiamo alla legata. Il giornalista sta ora andiamo alla legata. Ecco, mettiamo da parte la commissione. Lei andiamo alla legata. Sta parlando sulla legata. È giusto? Tanto è a conoscenza di queste accuse che ha fatto Buscetta. Solo che ognuno di voi altri porta la vostra tesi. Dove sta dicendo che si trovava, perché altri particolari non l'ha detto, ha detto le motivazioni suoi, perché sono altri fanno altre motivazioni. Io sulla legata l'ho ma lei sta facendo un confronto, sta lanciando dei messaggi a stampa a qualcuno. Chi sta facendo? Noi non stiamo parlando del processo, stiamo parlando in altre ma lei parla dei pentiti, parlando... dei pentiti in generale, lei il confronto con me lo deve fare, l'ha sì. Chiesto con me, Calò. Ma scusa un attimo. Lei ha strangolato con le sue mani, ha già non sa legato, ho detto non sbaglio bontà, mi dimostrassi il contrario, ora, Calò. Ecco. E ora finisce. Ora mi dico una cosa. Mi dimostri il contrario, lei, Calò. Lei ha fatto ammazzare pure ad altre persone una brigata nostra per fare favore a bontà. E allora, ho chiesto le prove, non è che mi può dire poi generare
caratterizzare, perché se quando le prove, dice lei ha ucciso l'allegata, lei mi deve dire come lei era presente in questo caso, in questo fatto, era presente quando c'è stato. No, e allora chi gliel'ha detto a lei? Io ha visto a lei che chi ha portato la chi gliel'ha detto a lei, scusa. Che cosa? Che io ho ucciso a Bontade, a questo l'allegata. Bontade, e io ho visto allora a lei che bontà, ha portato il cadavere. Dov'è Bontade? Giannuzza Legata era tanto. Mi deve scusare. Mi deve scusare. Era così, piccolo così. Mi deve scusare. Bontade dov'è? Signor Presidente, io voglio abbontare qua. Ma che discorso si fa, Calò? Ma che discorso fa? Ma scusa, ma lui sta nominando morte. Ma che discorso fa? Come si fa Calò a difendersi? Se... E se l'avete ammazzato a tutti, non è che può essere più vive. E allora Calò, lei non deve... Allora lei, se non l'avete io non posso accusare... Vi state ammazzando pure uno... Ora va ammazzato pure un giustizia. Lei ha detto e questo. Per fortuna vostra c'è 41 bis. Per fortuna vostra c'è 41 io bis. Io mi trovavo lì, assieme a Sebastiano Bontà, assieme. A Bontade che è morto. Sì, sì. Calò, vogliamo andare al suo aspetta un minuto. Tutte e quattro persone per che una voce, c'è 41 bis. Quattro persone lì ferme. E ad se non ci fosse 41 bis, lo chiedereste voi stessi. Ad perché perché vi è scandato, oramai volete stare a solo. Non c'è. Come fa uno a difendere? Io posso. Mi deve scusare, signor Presidente. L'ha già detto. Sì. Vuole ripetere le persone che erano con lei. Io ero con Stefano Bontade, aspettavano con Salvatore Federico, Girolamo Terese ed Emanuele D'Agostino, che aspettavamo, perché ce l'aveva detto Stefano Bontade, al signor Calò che doveva portare a Giannuzza Legata, morto. Ora, nel baglio Bontade. Nel baglio Bontade. Nel baglio Bontade. E poi a un certo punto... A un certo punto, una mezz'ora dopo, non lo so, era quasi buio, è arrivato il signor Calò con una macchina scura, non ricordo che macchina era, si è fermato nel piazzale all'interno della proprietà, a distanza 50 metri dalla casa di campagna del Bontade. Credo di ricordare che c'era Gioacchino Cillare e Giovanni Luongo, Giovanni il Lungo, Giovanni Di Giacomo. Di Giacomo. L'aveva già detto. Noi ci siamo organizzati per prendere questa poveraccia dell'Alicata, il Calò si salutava nel frattempo con Stefano Bontade e noi ci siamo allontanati prendendo il suo cadavere, io, Emanuele D'Agostino, che era seduto accanto alla guida col fucile misciuto pure, è uscito di fuori. Vabbè, una e i particolari che... Ora allora, mi dico un po', Calò, che cosa ha da dire lei come... in ordine a questa precisa circostanza che le viene addebitata da parte del mandato. È falso, falso a tutto punto di vista, perché lei... ora mi dico una cosa, come si fa a difendersi ora con questa accusa, con e nomina quattro che non esistono più, ora sono quattro morti. Ora mi dico una cosa, come fa a difendersi? Aspetta un momento. E lui dice, mi dia una giustificazione. Se lei mi consente, aspetti un attimo. Lei li conosce queste persone che ha menzionato? No, no, assolutamente. Assolutamente. Ma, no. Ma Calò, a nessuno di queste quattro persone? A nessuno di queste quattro persone. Non è stato il processo Catanzaro lei? E chi c'era? È un conosce a Bontade, a Paolo Bontade, a tutte queste... Mai visto? Mai. Mai. Mai, perché anche se era nel processo, signor Bontade, non Bontade, il padre... Il padre, Paolo. Il padre, non è mai stato a Catanzaro. No. Non era mai stato a Catanzaro. Mi dica una cosa, ma lei il Cillari non lo conosce? No, no. Cioè, mi scusi, l'ho conosciuto in carcere. Sì. Noi parliamo del periodo prima di della carceratina, delle accuse di Buscetta. E poi di Giacomo non lo conosceva? In carcere l'ho conosciuto. L'ha conosciuto in carcere. E il Teresi? No. Però lei poc'anzi ha detto, Teresi è morto. Guarda, c'è una storia, quando è morto, ne parlano, cioè nel processo se ne parla. C'è una storia. E nel processo tutto l'inizio della guerra di mare, cioè, io conosco il processo parola per parola. Va bene, e allora, a questo punto si dà atto che... No, mi scusi, un'altra cosa, mi scusi. Nel periodo... Sia Calò Giuseppe che Marino Mannoia Francesco, rimangono nelle rispettive posizioni. Mi deve scusare. Il Calò, un minuto Calò, lo faccio parlare. Il Calò, di fronte alle precise contestazioni del Mannoia, risponde, è tutto falso. E allora, andiamo avanti. Mi deve scusare.
Quando avvenne questo fatto, questa uccisione, nel questo 79, trasporto? Quando nel 79. E io... E lei, dove era sempre lei? Verso la metà del 79, verso maggio, dove era lei? E non lo so, dove ero? E lei là, di Dio. Io ero a Palermo. No, visto che tutto è falso. Che facevo? Che lui, cosa? Lui, che svolgevo? Che facevo? Lui era latitante in quel periodo. Io ero latitante. E io che facevo? Lei che facevo? E lei là, di Dio. Io le ho detto che cosa, in che era lì da Maiocco. Lei era la mia posizione. Lui mi conosceva, dice che mi sa tutto di me. Che posizione io avevo in quel periodo? Che cosa ero? Ero lei, latitante. Latitante? Sì. È un latitante cammina con molto mia, che pericoloso. Vabbè, lo sa che era latitante? Che è pericoloso. L'ha saputo che era latitante? L'ha saputo, sì, me l'ha detto un uccellino. Lo veniamo a trovare a Roma, se me lo connino in ruotolo, è tutta questa chiuma di scassapagliare. Il vero fatto ti non mannoia, ma lasciamo perdere. Purtroppo mannoia. Signor Calò, lasciamo perdere, signor Calò, lasciamo perdere. Non giova, allora, non giova lei, nessuno. Lei, non giova, allora, non giova purtroppo, né a lei. Purtroppo deve sostenere. Lei, non giova a nessuno. Scusa un minuto, lei ormai si avanzò a fare queste accuse e deve e continuare. Allora, non è punto, che può rimandare indietro le sue accuse. Non è possibile. A questo punto il Presidente dichiara chiuso il confronto. Allora, Calò, si può accomodare. Io le auguro sempre un mondo del bene, che lei ci ripensi. Io una cosa posso dirle, signor Presidente, che uno... Importante che non siano offesi. No, non è la persona da offendere. No, se uno si volesse liberarsi dei guai, per esempio come me sono rovinato per tutta la vita, anche se sono innocente, pazienza, lo so Dio solo se sono colpevole innocente. E là non dovrei fare altro. Il vero giorno sarà quando ci confronteremo con Dio. Accusare. Quando ci confronteremo anche con a Marino Mannoia, di fatto, poi per io potermi andare a casa. Sa questo quando riacquisteremo onore non noi? Non ho niente da accusare. Quando saremo morti all'inferno. Perché ci vuole una coscienza. Non avremo mai onore. Perché io preferisco morire in carcere, ma non accusare persone innocenti. Perché pure io avrei la possibilità di uscire pure domani dal carcere. Forse una volta un briciolo d'onore, forse una volta c'era. Ma ora non abbiamo più nessuno onore, nessuno. Allora, Marino Mannoia. Aspetta un momento. Le auguro bene. No, un minuto, aspetta, abbiamo le tele. Lei ha chiesto di non... No, senz'altro. Allora, maresciallo, per cortesia, controlliamo che... E allora? L'ho trovato più magro, sicuro. Allora, Marino Mannoia, per oggi può andare. La ringrazio. Ci vediamo domani per altro... l'altro processo. E allora può andare. E allora a questo punto mi sembra che a quest'ora incominciare l'altro confronto è quantomeno un po' arduo. E allora se Avvocato Otto, lei domani è impegnato, e allora solo perché lei è impegnato ci vedremo nelle prime ore del pomeriggio, ci vedremo verso le ore 4. Dobbiamo dare tempo ai giudici popolari, sono arrivati ieri sera tardi e quindi hanno bisogno di per poter meglio seguire. Allora a questo punto il Presidente dispone che l'istruzione dibattimentale continui in quest'aula oggi pomeriggio alle ore 16 e seguenti. Perché adesso? Dottore Cuneo, vediamo la posizione degli imputati a quella di stamattina. Va bene, spegniamo i telefonini per cortesia. E allora, maresciallo, mi fa una cortesia e ci pensa lei. E allora possiamo far entrare Buscetta.
accomodi, Buscetta, buonasera. Allarghiamo qui come eravamo messi stamattina. Esatto. Senta Buscetta, lei, noi siamo la Corte di Assise di Palermo e ci occupiamo in questa sede dell'omicidio di Lallicata Giovanna, detto Giannuzzo Lallicata. Lei in ordine a questi fatti è stato già sentito. È stato sentito dalla Corte e la Corte in quell'occasione ha delegato il giudice a latere. Lei ha reso determinate dichiarazioni, ricorderà, penso, quello che ha dichiarato. Poiché uno degli imputati, e precisamente Calò Giuseppe, ha respinto tutte le dichiarazioni che lei al riguardo ha fatto, allora la Corte ha ritenuto la necessità di fare un confronto tra lei e l'imputato Calò Giuseppe. Questo come premessa. Allora, maresciallo, facciamo avvicinare a questo punto il Presidente, dopo aver reso edotto Buscetta Tommaso del motivo per il quale oggi è stato convocato avanti la Corte, dispone che l'imputato Calò Giuseppe venga. E allora, maresciallo, per cortesia, dobbiamo oscurare le telecamere, visto che Calò Giuseppe ha espresso il desiderio di non essere ripreso nel volto. Buonasera Calò, si accomodi. Ed allora, Calò, lei a Palermo, dopo la lettura da parte nostra del verbale, delle dichiarazioni rese da Buscetta Tommaso, ha respinto tutte le accuse e ha chiesto espressamente di essere posto a confronto con il Buscetta. Qui abbiamo Buscetta e gli abbiamo messo difeso dall'avvocato Gotti, quale difensore di fiducia. E allora, vuole, sì, vuole dire al Buscetta, ecco. Io volevo sapere da Buscetta, quando io gli ho parlato e dove di questo omicidio l'ha leccata. Cioè, vuoi sapere il punto esatto? Quando te ne ho parlato? Il numero civico anche. Cioè, la via, il numero civico. Vabbè, vediamo. Non lo capisco. Che cosa intende dire lui? Vorrei sapere quando me ne ha parlato. Cioè, il giorno, la data, che cosa? Quando ci siamo visti noi per la prima volta, dopo 22 anni, 24 anni? Dove ci siamo visti? A Roma. E allora, quando te ne ho parlato io di questo omicidio? Quando te l'ho fatto questa confessione? Tu non mi hai fatto confessione, hai risposto a una mia richiesta, che è ben diversa. Io l'omicidio l'ho sentito mentre ero carcerato a Cuneo, sì. L'ho letto nel giornale perlomeno. Quando ti ho visto, la prima cosa, una delle prime cose che ti chiese fu di Giannuzzo Lallicata. Cioè, quindi non posso stabilire allora, se fu in macchina, se fu in treno, se fu a Roma, se fu a Palermo, ma fu nel periodo, senz'altro, appena uscito dal carcere di Cuneo. Allora non te lo ricordi dove è stato? Se è stato a Roma, se è stato a Palermo, il primo incontro che abbiamo fatto? Ho dimenticato di prendere nota. Non te lo ricordo. Io sinceramente come faccio a ricordare quale fu l'esatto punto dove ti parlai? Io desideravo da te qualche cosa che potesse dire che fosse... Non è così. No, dimmi dove te ne ho parlato. È una cosa che mi sembra che tu non abbia altri argomenti. Pensi che faccio questa domanda così a vanvera? Ci deve essere un motivo. Dici allora il motivo. Allora non te lo ricordi, non te lo ricordi. È giusto?
Non te lo ricordi dove me ne hai parlato, se a Roma, se a Palermo, in quale circostanza e cosa ti ho detto? Non te lo ricordi più? No, non te lo ricordi. No. Stiamo parlando dove? No, cosa mi hai detto? Vabbè, che cosa intendi dove non dire? Te lo ricordi allora? No. Se a Roma, allora. E allora, vedi, cosa ti ho raccontato, cosa ti ho risposto alla tua domanda allora? Cosa c'è di contraddittorio nella dichiarazione che ho fatto nel verbale a quello che tu pensi che io abbia detto? Fammi questi rilievi, non domandarmi dove. Tu, ti sto dicendo, cosa, tu ricordami cosa io ti ho risposto a te, me lo puoi ricordare? Penso che te lo devi ricordare, oppure no? Le dichiarazioni che tu hai fatto su quel fatto... Te le puoi ricordare le parole, oppure ma no? Non è che tu hai preso il posto di Mike Buongiorno che fa tale quiz. Senti qua, tu non devi giocare a quiz, questa tu volta, devi parlare cosa questa volta, senti qua Buscetto, questa volta tu puoi esagerare nel modo di rispondere, puoi essere sgarbato, no, mi fai troppo però pena vedi vedendoti che io ora, oggi mi sono promesso con me stesso di stare calmo, tranquillo, bravo, e non perché dobbiamo fare questo confronto, bravo, ma come è giusto farlo, bravo. E allora non ti ricordo. Non quiz. Tu devi dire cose. Tu hai detto una cosa in quell'interrogatorio che non è vero, mi deve dire. E allora ti darò spiegazione. Vabbè, allora per me non è vero. Ora vediamo un po' se. Ma non è vero che cosa? Che quello che io tu mi hai chiesto, cioè, e scusi, io ti ho risposto. Scusi, allora, non è vero che quello che ha dichiarato Buscetta, certo, cioè. Certo. Non ora, ha mai parlato di questo. Assolutamente. Io posso documentarlo questo, veda, contrariamente a quello che io posso anche documentarlo. Ora, tu mi devi dire perché non ti procura documentarlo. Aspetta, no, aspetta. Tu non te ricordi dove te ne ho parlato. Vabbè. Neanche ti ricordi cosa ti ho detto. Ma scusi, signor Presidente, come faccio poi a potermi. Non ti ricordo neanche quello che ti ho risposto alla tua domanda. Tu mi hai detto, no, hai detto, che chiesto della verità. Quello che ha detto l'ha già dichiarato. Quello che avrebbe detto sì, però, lei, signor Presidente, lo deve ridire qua. Perché lo devo ridire? Io perché l'ho detto, l'ho dico firmato. No, no, perché guarda, una cosa che di questo genere non si può dimenticare, né il luogo, no, chi ti ha detto che mi sono dimenticato? Non si possono dimenticare non, queste cose non così ti ho grave, detto che mi sono dimenticato. Perché sono omicidi questi, non sono, se tu mi stai giocando con l'ergastolo, con me, già ci ha giocato, cioè, lascia stare. Però questa volta è una mi accusi di un fatto così grave io? Che... Io ancora tutto, non ti ho visto prendere nessun ergastolo per le mie dichiarazioni. No, no, non ti ho visto prendere nessun ergastolo. Già in cammino, tu vuoi dire? Ma non lo so, speriamo il Signore questo? Che vediamo un aiuto, perché purtroppo ormai... Non hai diritto di rivolgerti a lui. Purtroppo adesso, mi dispiace signor Presidente dire queste cose, non finita la giustizia, contano solo loro, perché su di loro ci sono le condanne giuste, vere. Cose. Mi dispiace signor Presidente. Vabbè, mi scusi se ho parlato Calò, così. L'ha visto lei stamattina, non mi costringete a richiamare. Va bene. Con noi che siamo. No, no, basta. Atteniamo, cioè infatti parliamo dell'omicidio Vallicata senza trasbordare o fare considerazioni un po' azzardate. Allora, le dobbiamo leggere, scusi, se lui non le vuol dire, ma allora se debbano leggere, non lo so. Leggiamo insomma. Le dichiarazioni che ha reso. Ma lui non si ricorda, dobbiamo rileggere. No, chi ti ha detto che non mi ricordo? Perché io desidero sapere qual è il punto di contraddizione tra te e me. Ma io non ho capito. Ma chi ti ha detto che non mi ricordo? Allora, No. Non inventarti anche un codice penale per conto tuo. Tu devi... Scusa, devi rimetterti alla corte. No. E allora, cerchiamo di essere un po' più lineari. E allora, cerchiamo di leggere... alcuni passi più salienti. Sì, ma questo a me, signor Presidente, non è che mi sta bene, mi deve scusare, perché lui si deve ricordare le parole che ha detto, perché, ripeto, io se avessi detto qualche cosa a carico di Buscetta, ma chi io l'avrei ricordato. Veda, non lo so. Scusate, ma veda, lei ha chiesto il confronto. E come lei sa come... quello che ha dichiarato Buscetta. Allora, tocca a lei eventualmente contraddire o negare quelle circostanze. Quindi lei innanzitutto nega di essersi incontrato con il signor Buscetta? No, ci siamo visti, a Roma, per carità, a Roma ci siamo visti. Vi siete visti, però lei nega che di averci fatto questi discorsi. Quindi lei non ha mai parlato con Buscetta di questo fatto? Di assolutamente. Questo. Assolutamente. E allora? Ora glielo spiego perché. Sì. Un attimo.
Neanche ti ricordi quando hai parlato con Vittorio Magliozzo di questo fatto? Sì. Hai parlato di te, te lo sì. ricordi? Sì. Dove? Ma a te che ti interessa di Vittorio Magliozzo? Eh no, perché tu hai detto che poi, come conferma, ne hai parlato con Vittorio Magliozzo. Non ti ricordi neanche quando... No. Calò, tu devi andare in un'altra maniera. Scusi, tu devi Presidente. Dirmi quali sono le contraddizioni. Scusi, Presidente. Tra quello che dico io e quello che dici tu. Vabbè. Serve il verbale, io ce l'ho. No, questa. Quelle rese qui? Quelle rese? Sono a disposizione, se vuole gliele do io. Vabbè. Dell'udienza del 11 dicembre 1993. 11 dicembre. Al dottore Fasciana, delegato dalla Corte. Sì. Signor Presidente, scusi. Sì, va bene, li sta prendendo il collega. Tu confermi tutto? Un minuto, poi, dopo. Io volevo farle una domanda, se lui confermava tutte le dichiarazioni fatte in tutti i vari procedimenti. Lucetta, lei conferma tutte le dichiarazioni che ha fatto a noi intendo dire a questa corte? Sì. A questa corte, no, è all'altra corte, signor Presidente. No, noi ci occupiamo di questo episodio e quindi... Sono già in processo. Sono già agli atti. Sono quelle acquisite dal 165 bis dal giudice istruttore. Avvocato Otto, lei si è opposto a che venisse data lettura di questi ma qua il discorso è diverso. No, mi consenta, e la Corte si è riservata in ordine a questa sua opposizione. Quindi la Corte ancora deve decidere se dare o meno lettura a quelli che sono atti di altri processi che sono stati acquisiti dal giudice istruttore in questo processo. Signor Presidente, mi consente un secondo. Prego, come la Corte ancora deve decidere se acquisire o meno il verbale relativo alla trascrizione del primo confronto. Sì, signore, ma quel discorso è diverso, è la domanda, allora... è la domanda di Callò, non c'entra... Non Presidente, proprio in relazione alla domanda dell'imputato Callò, proprio in relazione alla domanda allora, dell'imputato... Leggiamo, scusi, pubblico di sé, per rinfrescare le idee anche al... Vediamo. No, Presidente, la mia eccezione riguarda questo, se è possibile, poi per carità decide la Corte. Se l'imputato Calò ha chiesto un confronto, lo ha fatto evidentemente per contestare dichiarazioni già rese da Buscetta in questo dibattimento. Sì. Non credo che un confronto del genere possa ritualmente procedere con una richiesta generale dell'imputato Calò in cui dice Buscetta lei conferma tutte le dichiarazioni e poi muovere da questa generale contestazione che in verità contestazione non è per riprendere il confronto. Presidente, noi vorremmo che un confronto così come è previsto la legge muovesse dalle indicazioni specifiche del Calò sulle contestazioni, sui punti delle dichiarazioni rese da Buscetta che lui ritiene non opportune, benissimo, non giuste, non veritiere, eccetera, eccetera. Non rifarsi genericamente alle dichiarazioni. È quello che stiamo facendo. Stiamo rileggendo così come possiamo le dichiarazioni rese da Buscetta e vediamo il Calò che cosa ha da dire. Sì, ma è Calò che se ne deve ricordare quelle dichiarazioni, Presidente. Se no perché ha chiesto il confronto. Scusi, signor Presidente, mi consente. Altrimenti diventa un discorso. Scusi, signor Presidente, ha dato la parola al pubblico ministero se consente la difesa. Calò ha chiesto, ha fatto delle domande, delle contestazioni specifiche, perché ha chiesto dei conforti, come si dice, temporali, che riguardano proprio le dichiarazioni di Buscetta, specifiche. No, non è tutto qua, ma intanto è questo. Va bene, Buscetta che voleva dire? Io volevo dire, e rispondere anche a Calò, sì. Non è vero che non mi ricordo, non c'è bisogno della lettura, che lui mi faccia la domanda specifica su quello che lui intende dire che io non abbia detto la verità. E io risponderò. Io non ho bisogno della lettura. E allora andiamoci da un altro lato. Calò, mi dica, lei è a conoscenza delle dichiarazioni che ha fatto il Buscetta in questo processo? Quali sono i punti che non rispondono al vero secondo lei? Quali sono le circostanze che a suo avviso non sono rispondenti al vero e che lei contesta?
Intanto in modo che noi facciamo presente a Buscetta intanto, e vediamo quello che lui ha detto. Intanto ci sono dichiarazioni di Buscetta quando venne lui a trovarmi a Roma, di tutto quello che abbiamo parlato, come quello che lui ha raccontato, il periodo che siamo stati là, e poi è andato via. Dunque, da quelle dichiarazioni non risulta nessun riferimento all'allegata. Nelle dichiarazioni che ha fatto il giudice istruttore quando lui ha deciso di collaborare con la giustizia. Come avviene questa accusa del signor Buscetta? Quando noi abbiamo fatto il confronto a Palermo, io gli chiedo a Buscetta, adesso tu, intanto l'ho contraddetto allora perché lui aveva detto che io l'ho mandato a chiamare a Roma, mentre poi risulta un'altra verità, che lui era a Roma, aveva bisogno di ospitare la moglie che veniva da Brasile, e mi ha chiesto ospitalità, questa ospitalità. Non è che io ho mandato chiamare lui Buscetta per altri fatti, come lui ha detto al giudice istruttore, e questo noi l'abbiamo chiarito nel confronto. Cioè le dichiarazioni che ha fatto al giudice istruttore non erano vere, ed erano vere quelle che poi io ho fatto chiarire al confronto che abbiamo fatto a Palermo, che non era vero che io l'ho mandato a chiamare, era lui che aveva bisogno dell'ospitalità, come fa, in effetti è avvenuto. E allora, che cosa ha detto Buscetta in quel periodo, in quell'episodio? Che dopo che ci siamo visti, ha detto al giudice istruttore che io mi lamentavo di Bontade di inserirlo, perché Bontade non si comportava più bene con il fratello, non si comportava bene, e l'inserirlo è un bamboccio perché ha fatto uccidere. Io chiedo scusa. No, scusa. Questo non ha niente a che vedere. Sì. Non ha niente a che vedere con il processo di oggi. Sì, che ha a che vedere. Come no? Calò, non ha a che vedere. Mi scusi, no, signor Presidente. Sono dichiarazioni fatte in altri processi. E mi deve scusare. Guardi che quando io finisco di dire queste cose, lei poi vedrà che c'entra in queste cose. E allora? Sono poche sono le parole, sì, non sono poche. Siccome voi, lei ha diversi processi e Buscetta ha fatto diverse dichiarazioni, non è da escludere che sì, ci sia un po' di confusione. No, qui confusione, no. Guardi, sono le prime dichiarazioni. No, anzitutto è lineare una cosa. La prego di stare zitto. No, aspetta, chi stai zitto? Chi mi dici stai zitto? Tu me lo devi dire stare zitto. Certo. Per chi sei tu? Ma lo so che tu ormai sei sostituito pure allo Stato. Sono patibolare come te. Scusa. E non sono patibolare come te, che c'è una faccia patibolare. Oh, comunque, vediamoci. Comunque, no. Questo ce lo giudica la Corte. Sì. Io volevo dire una cosa. Non ci abbandoniamo. Questo che lui dice, lo dice gratuitamente, perché lei non potrà controllarlo. A meno che lei non annessi il confronto che abbiamo fatto nel 1986, allora lei potrà controllare. Lui sta dicendo una falsità, perché noi in quel confronto non abbiamo parlato né di prima né di dopo, se sono andato solo per chiedere ospitalità o se ho portato la moglie. Noi abbiamo parlato di una cosa generale, senza avere un riferimento preciso. Puoi continuare. Signor Presidente, io mi meraviglio, forse non so di me, forse non lo so. Guardi che nel confronto queste cose le abbiamo chiarite, esistono nel confronto. Ma a quale confronto si riferisce? Al primo confronto, signor Presidente, del 1986. Nel 1986. 86. Quando quasi alla fine del confronto. Mi accusa di questo. Benissimo. E allora, è per questo. Ora, questo che sto dicendo io, noi l'abbiamo chiarito nel confronto. E lui, difatti, l'ha confermato, perché l'ospitalità della moglie, del suocero, non è che non mi ha detto che non è vero questo fatto. Anche perché allora si poteva pure controllare per i biglietti d'aereo. Cioè io ho fatto un certo discorso e sono tutte cose verbalizzate nel confronto. Ora, dicevo questo, a Roma che cosa ha detto lui? Che mi faccio concludere questa cosa, perché si riporta poi al discorso, signor Presidente. E allora, venne lì a Roma, lui dice che io ho detto che Bontade non era quello di una volta,
o con il fratello, con le persone, Bamboccio, Serillo era un bamboccio perché aveva fatto uccidere al giudice Costa, allora cosa ha fatto? Ha fatto lui, dice, vedendo in lo stato, dice, io dato che sentendo parlare me di questi fatti, sono sceso a Palermo. A Palermo è per parlare con Bontade e con Inserillo, che ho conosciuto lì per la prima volta. Ne parlai con Bontade e Inserillo e ho creato un appuntamento con Calò, addirittura in autogrille vicino a Roma. Ma chi è che ho conosciuto per la prima volta? A Inserillo. A Inserillo? Sì. Ho detto per la prima volta. Sì, nel processo è scritto. Ah, okay. Va bene. Guarda che ora io quello vai che sto dicendo viene trascritto, no? La Corte può confrontare questa dichiarazione. Storia, io non la capisco. Tu devi parlare del fatto che quando io finisco di parlare, poi puoi dire se questa cronistoria. Sì, ma io non posso stare qua per un'ora ascoltare le tue elucubrazioni su come hai fatto. Signor Presidente, io devo concludere, sono altre due parole. Avanti, concluda. Io ho cercato, dice lui, in presenza di Bontà, di inserirlo in un autogrille vicino Palermo, vicino Roma, per chiarire questi punti, perché diceva che Bontà gli diceva che io non ero più lineare nella commissione, ero tutto per Rina, non più non per Bontà ed altri. Allora lui a Roma venne per fare questo chiarimento. Si sono messi d'accordo, dopo ne abbiamo parlato, hanno discusso, si sono messi d'accordo. Io sono rimasto un'altra settimana a Roma, ospite di Calò, poi tornai a Palermo, a novembre, dicembre lì sono partito per il Brasile e non ci siamo più visti. Cioè, da quando lui è andato via da Roma, queste sono parole sue, non è che li sto inventando io, sono nel processo, signor Presidente, non ci siamo più visti. Cioè, questo discorso di Dall'Icata non esiste completamente. Ora, come viene l'accusa di questo Dall'Icata? Io quando faccio il confronto con Buscetta, io gli chiedo a Buscetta, Buscetta, ora tu qui devi dire di quale omicidio tu mi stai accusando, mi accusi, perché questi omicidi, e perché, e come sono responsabile di questi fatti, perché allora mi si accusava di un mare di omicidi, una cifra addirittura di 70, 80, non mi ricordo più. Accusato di omicidi. Beh, allora io dico perché allora sono imputato di questi fatti. Ad ogni modo continua il confronto, sempre contrastando lui le dichiarazioni che aveva fatto, sia l'andata a Roma e le altre cose. C'è tutto scritto nel confronto. Quando il confronto finisce e il Presidente dice bene, bene, il confronto si è esaurito, ognuno rimane nella sua posizione, potete andare a posto. Allora viene Buscetta, signor Presidente, permette un'altra parola, dato che lui dice che l'ho accusato di omicidio, bene, allora permette che io le parlo di un fatto e mi accusa di questo delitto, così a sorpresa, addirittura a sorpresa. E questo è tutta la, a distanza di due anni, cioè da quando lui si è fatto collaboratore, per non dire pentito, perché pentito non credo che sia pentito, è un collaboratore per fare condannare la gente innocente. Dopo due anni si ricorda di questo fatto. E questo è tutto il discorso. E tutta questa, la trascrizione di questo confronto avvenuto nel 1986. Sì, l'abbiamo già. Ora il punto è un altro, quali sono le circostanze, gliel'ho detto poc'anzi e glielo ripeto adesso, quali sono le circostanze più importanti che lei nega tutto, in ordine a questa cosa? Ma tutto, non abbiamo, di questo no. L'alitata, non ne abbiamo mai discusso, parlato, non ne avete mai discusso. Di questo fatto, non abbiamo, lui è l'accusa che mi fa dopo due anni. No, lasciamo stare il ora, periodo. Perché non ne ha parlato prima, io voglio sapere.
Ma mi puoi domandare perché non hai parlato prima di questo? Perché forse sapevi, cioè la verità era un'altra e me l'hai voluto addossare a me questo fatto? O perché sei a conoscenza veramente di se è stato un omicidio, se è stato non lo so che cosa è stato, e magari tu allora hai voluto evitare di accusare qualche tuo amico e poi quando hai deciso mi hai accusato me? Cosa è successo? Che mi hai accusato dopo 2 anni di questo fatto? Hai finito? Questo è il momento di contrasto fra te e me. E niente significa questo. Niente significa. Cioè, le mie dichiarazioni sono false. Posso parlare? Come? Ora puoi dire tutto quello che vuoi. Grazie. E allora, il confronto lei ce l'ha agli atti, quindi non ho bisogno di dilungarmi o di dire altre cose. Per quanto riguarda che lui me l'abbia detto, lui me l'ha detto, e me l'ha detto in un periodo che va dal giugno 80 a novembre 80. Ma sicuramente l'ho detto il primo periodo che ci siamo incontrati. Perché? Io non ho parlato solo con lui di questa cosa. Io ne ho parlato anche con Michele Greco. Perché lui mi disse che la commissione aveva stabilito questo omicidio. E gli disse, tu non hai fatto niente per salvarlo. E che ci diceva la commissione, non si può fare. Io avevo libero accesso con Michele Greco, io potevo parlare con Michele Greco quando volevo, anche se lui era il mio capo famiglia. Per domandare a Michele Greco, e Michele Greco con quell'area di disgraziato che si ritrova, poverino, disse, non c'è niente da fare, frequentava troppo a Gaetano Badalamenti. Che cosa? Devo spiegarlo che cosa significa che frequentava troppo a Gaetano Badalamenti? L'aveva già detto, ma comunque se lo vuole ripetere. Cioè, quando un individuo viene allontanato dalla cosa nostra, e nel caso di Gaetano Badalamenti espulso, diventa inavvicinabile per le persone che ancora sono in cosa nostra. Quindi, l'Allicata, frequentando il Badalamenti, aveva violato una cosa che non si poteva fare. Allora il Michele Greco mi disse che era una cosa veramente impossibile perché lui frequentava Badalamenti. Ma è possibile dopo quello che è stato Giannuzzo Lavicata in seno a Cosa Nostra, un uomo che ha passato anche grande necessità, perché quando si parla di mafia si parla di gente ricca, di gente che spende, forse adesso. Ma nell'altro periodo la gente, come l'Allicata, non aveva il cappotto per poter andare in causa al processo di Catanzaro. Quindi gente che ha sofferto, gente che non ha mai reclamato e non si è fatto niente per salvarlo. No, questa è stata la risposta del capo della commissione. Quindi non ho parlato solo con lui, ne ho parlato con lui, ne ho parlato con Vittorio Magliozzo e ne ho parlato con Michele Greco. Mi scusi, signor Presidente, quando ne hai parlato con Vittorio Magliozzo? A Palermo, a Roma, quando ne hai parlato? Ah, Gesù mio, un'altra volta, lui parla di cose così parla di 1980 e io dovrei ricordare il giorno, la data e la via, secondo te. Dovresti ricordare per queste cose così gravi. Ah, sì? Io no. Non sono cose... Ho dimenticato gli appunti. Non sono cose così... Ho dimenticato. Sono cose gravi, dovresti ricordare, caro Buscetti. Cosa nostra non prendo appunti, vorrei ricordarci, e lui lo sa, come me. Ma che c'entra a prendere appunto con il ricordo? Ma insomma, signor Presidente, sono accuse così gravi. Ma io vedo che... Ma tu ti ricordi quando mi hai portato a casa tua per ospitarmi insieme a mia moglie? Il giorno? Dimmelo. Te lo ricordo. Me lo ricordo. Dimmelo. Me lo ricordo. Dimmelo. Ed è stato... Dimmi il giorno. Sì, te lo dico. Come era vestita mia moglie il giorno che è venuto a casa tua? Scusa un attimo. Tu vuoi che non mi ricordi il giorno, scusa? Che io sono stato, mi sono allontanato, mi sono allontanato. Che questo confronto non abbia è stato a giugno, tanto è vero che io mi sono allontanato per darti l'appartamento. Io ho dovuto andare via con mia moglie e me ne andai in Sardegna. Che a te manco ho detto che io me ne stavo andando in Sardegna. E non me l'hai detto perché? Ma perché i fatti miei a te te dovevo raccontare. Ah, ho capito. Però mi dava la casa. Ma avevamo questo... Cioè, con disprezzo, ma fatti miei, ma però tu, mi dava la casa. Ma tu mi devi spiegare perché ti ho dato la casa? Perché ti ho dato la casa? Non lo so.
E spiegaglielo tu. Perché c'è un precedente, perché quando tu sei venuto lì a Roma che avevi bisogno dell'ospitalità, mi sembrò curioso e ho cercato, ti ho dato un appartamento, ti ho fatto capitare un appartamentino, ho trovato un appartamentino di due vani, ti ricordi questo particolare? Sì. Al centro di Roma, ti ricordi? Sì, come? Mi ricordo anche il portone. Oh, e allora, poi che cosa ne sei venuto a dirmi? Guarda che lì non funziona lo scaldabagno, non funziona niente. Io dico, ma come un appartamentino... Ma tu perché avevi questi obblighi Io ancora non so che cosa, perché gli serviva un appartamentino più decente. Che poi, anche quello era decente, forse era piccolo. Senti, ma tu quanto devi stare? Dici, ma è un paio di giorni e poi vado via. Io, senti, mi devo allontanare da Roma con mia moglie. Se vuoi, puoi approfittare questi pochi giorni in tempo che io non ci sono, e poi lasci libero l'appartamento. Ma lui era latitante, io purtroppo, che cosa gli dovevo dire? Purtroppo... Vattene a dormire. Io ero pure in quelle condizioni, adesso posso dire purtroppo, ero anche in quelle condizioni. E allora gli dico questo, senti, qui c'è la chiave, ho fatto conoscere a Balducci, per quell'occasione, un mio amico romano, detto, quando te ne vai, lascia la chiave a Balducci. Quando io sono tornato dopo 8 giorni, signor Presidente, io suono il campanello, non salgo prima, suono il campanello, mi sento rispondere, dico, ma come, ma ancora qui? E come faccio? Lascio mia moglie in macchina, salgo sopra e lì vado a trovare l'uscetta, la moglie e il suocero. Dico, senti, io sono con mia moglie, non so come fare. Anche perché l'appartamento non era grande di poter ospitare loro e io abitare con mia moglie lì. Dice, guardi, dammi 2 giorni di tempo. E allora io me ne andai con mia moglie in albergo, con i documenti falsi, ho rischiato, io con i documenti falsi, mia moglie con i documenti giusti, normale, io ho rischiato di essere carcerato, perché il nome di mia moglie, se veniva controllato, che Natagliano Rosario, la moglie di Pocalò, sicuramente venivano, ho rischiato anche questo, per lasciarci l'appartamento libero a Buscetta. Dopo 2 giorni il ritorno a casa mia, trovo l'uscetta soltanto, non trovo più la moglie e il suocero, con le valigie pronte. Dico, guarda, io a mia moglie, mi ha detto, cioè, a mia moglie l'ho fatta andare via. Sì, ma tu ce l'hai dove andare a abitare? Perché mi preoccupavo di lui, perché era in quello stato. Dice, sì, ce l'ho per abitare. Se ne è sceso, credo che, io neanche non ne so niente, se aveva appunto qualcuno che lo aspettava in macchina, non lo so. So che è sceso con le valigie, e mi lasciò l'appartamento libero. Da quel giorno non ci siamo più visti, signor Presidente. Ma lo dice anche lui nelle dichiarazioni. Poi ne ha fatte tante dichiarazioni, detto, fino ad ora cambia dichiarazione sempre, perciò per cui... Ma mica io sono deficiente come te, che l'avvocato ti consiglia una cosa del complimento. E tu non sai dirla qua la grazie cosa. Del complimento. Io ti dico una cosa. Grazie del complimento. Io ti dico una cosa. Signor Buscetta, perché deve ingiuriare? Lei non deve offendere. Il confronto perché lo dovete lasciare nel perché? Ora, avvocato Oddi, il confronto va bene secondo la sua maniera di andare. Ma che vuole fare? Questa è la mia maniera di andare, io ci posso fare. Allora apprenda, avvocato. E va bene, io mi sono promesso di non offenderlo, però perché il rito che si celebra è il rito della storia. Avvocato Otto, Buscetta, non offendiamo nessuno. Ma, parliamone, ma senza offendere nessuno. Allora, mi vuole poi, io sempre ribatto a questa commissione, perché io non lo so ancora come lui mi ha inserito in questa cupola, rappresentante del cupola. Io lui per la prima volta ne parla e tutti gli altri l'hanno seguito. Io ripeto sempre, voglio ricordare a Buscetta come, perché mi ha inserito in questa commissione. Perché ci sei? Ma allora vogliamo controllare quello che tu hai detto. Ma cioè, tu come facciamo? Qual è il metodo del tuo controllo? Faglielo fare al tuo avvocato. No, io lo devo... Lo sa fare bene. Ma... Scusa un attimo. Cosa fare bene il tuo avvocato? Grazie, signor Buscetta. Ma... Scusate un momentino. Buscetta, lei dice lo sei. Perché a lei risulta che tutt'oggi Calò faccia parte della cupola? Beh, adesso è arrestato. Non posso stabilire. No, esatto. Lo era, come dovrei dire. Però le dico una cosa, che è carcerato. Carcerato non si perde la carica. Difatti io per questo. Ma non posso io...
testimoniarlo. Vede, queste sono altre dichiarazioni che lui fa. Prima nel processo dice, quando uno è carcerato si sospende, non ha più contatti fuori. Non è vero, fuori, stai dicendo una grande bugia. Fuori. Sono stata una grande bugia, stai dicendo. Ma se processualmente è scritto... Ma stai dicendo una grande bugia. Faglielo dire all'avvocato nella sua arringa finale. Bene, faglielo dire al tuo avvocato. Sono cose scritte. Che il tuo avvocato citerà i fogli dove ho detto queste dichiarazioni. Non a memoria come fai tu. Ma io deve dirlo lui. Conosco il processo, le tue dichiarazioni, dalla prima parola all'ultima parola. È logico. Perciò ti posso rispondere quando... E poi controlla la corte se è vero. Ma forse per questo stai perdendo... No, ancora ce l'ho la luce, dai, questo è fatto... Ma scusate un attimo, scusatemi tutte e due, ma mi dica Calò, lei ha riferito questo episodio dell'appartamentino che ha dato al Buscetta, ha ospitato lui e la moglie, e lei addirittura ha rischiato di essere arrestato andando in albergo. Sì, dove andare in albergo? Ma per voler dire alla corte... Sì, di fatto lui rischiava di andare in albergo perché ci andava insieme a Roto. A Rotolo Antonino, nello stesso albergo, poverino, quanto mi dispiace. Ma comunque, ora torniamo. Se c'è l'appartamento, perché potrebbe andare in albergo? No, ma quando mi hai dato l'albergo a me, sono venuto a trovarti in albergo, dove eri tu, e dico anche l'albergo, non so dirlo come no, dove eri alloggiato insieme a Rotolo Antonino. Intanto sul Rotolo... possiamo controllare sul rotolo. Sì, continuiamo. Non esiste il patto di Rotolo. Le volevo chiedere per completare il discorso. Sì. Ma lei aveva, perché aveva degli obblighi nei confronti di... Lo conoscevo veramente, la mia amicizia non è... La mia amicizia era con il fratello. A lui l'ho conosciuto in un periodo quando lui addirittura lavorava col fratello come nella fabbrica di specchi che aveva in via Candelai. Via Candelai. Io ero impiegato al magazzino Giardini e io mi frequentavo col fratello e lui era lì. Pure che ci vedevamo sia al bar, perché lì dove lavoravo io da Giardini e a via Candelaria sono 100 metri, non sono più. Poi io, questo, ma lui non lo sa neanche, perché si vede che lui ha avuto una relazione con una donna e si è andata via, è andato via, perché il fratello in quel periodo mi raccontava il comportamento di Buscetta, che trascurava la moglie, i figli, e andò via con questa donna. Io in quel periodo avevo un bar in via Sant'Agostino, numero 4, con licenza a nome mio. Lui questo neanche lo sa, perché di fatto vede un po' quanto ci frequentavamo. Scusi, ma io le avevo chiesto un'altra cosa. Aveva lei degli obblighi particolari nei confronti di Buscetta? No, ma quale obbligo? O del fratello? No, obbligo, solo amici, solo rapporti così di amicizia e basta. Sì, quale obbligo? Non, nessun obbligo. Allora, come io, se avessi chiesto a lui un aspettativo, sono convinto che lui me l'avrebbe dato pure 10 volte, ma non per obbligo, per un fatto, un amico può favorire un altro amico, un conoscente, specie in quelle condizioni. Io mi trovavo in quella brutta situazione, medesimando anche della sua condizione, io ho dato questa ospitalità. Però è stata una sorpresa per me, perché non sapevo che doveva ospitare la moglie. Cioè, io voglio dire questo, che dopo questo fatto, io con lui non mi vedo più a Palermo, né a Roma, né a Palermo, non mi ci vedo più. E neanche sull'autostrada? Ma l'autostrada non esiste, ma quell'autostrada, quale appuntamento? Ma scusi, signor Presidente, ne abbiamo parlato nel confronto, ma è una cosa logica che lui fissa un appuntamento a Bontade a inserirlo nell'autostrada, quando io a Roma c'ho come ospitare, c'è una possibilità di andare, sì, in qualsiasi posto, lui e facciamo molto un appuntamento. Mi scusa, signor Presidente, guarda che cosa lui si cura molto, che questa dichiarazione che sta facendo in questo momento, i due individui sono morti, quindi rimaniamo io e lui. Lui non sa che è presente, c'era una persona che è viva e tra poco sarà estradato in Italia e si chiama Antonino Salamone, che era presente. Allora, quindi glielo dirà Antonino Salamone a questo signore se è vero l'incontro o non è vero.
signor Presidente, vede, questo mi fa piacere che lui aggiunge oggi, a distanza di 10 anni, un nuovo intruso. Ancora non è pentito Antonino Salamone. Un nuovo intruso. Allora aspettiamo che veda questo Antonino Salamone e vediamo che cosa aspetta a lui per giudicare a lui. Sto dicendo questo. Glielo consiglia lui. Signor lui può consigliare al come logica, Presidente. E questo lo lascio decidere alla Corte. Lui crea un appuntamento all'autogrille, al bivio, come ha detto, all'uscita di Napoli e Roma, no? L'avvocato ti consiglia bene, ma tu non sai dirlo. Ma cose. Abbiamo parlato a confronto di questo. Non sai dirle le cose, mi dispiace. Ma sente, non sai dirle. Non è molto corretto. L'avvocato ti consiglia, qua, io, ma tu non li sai dire. Ti ringrazio di alloggiare il mio avvocato, però per questo fatto non credo che ho bisogno dell'avvocato. Ne abbiamo parlato a confronto, lo stiamo ripetendo nuovamente qua. Se è una cosa logica che tu crei un appuntamento di due persone... Ma come se già l'abbiamo chiarito, lo stai chiarendo di ma nuovo? Ma questa Corte non lo sa. Ah, allora non deve prendere il primo. Ma c'è... Ma è una cosa da pazzia. E l'abbiamo chiarito nel confronto. Ora, il Presidente mi sta chiedendo... Ma dato che hai chiarito, perché stai richiarendo un'altra volta? Ma io... È il Presidente che mi sta chiedendo... Vabbè. Qualcosa. E io sto rispondendo. Ho capito. Se è logico che un appuntamento creato da Buscetta, che queste persone vengono da Palermo in macchina per averlo lì l'appuntamento, ci siamo detti queste quattro parole, loro sono ritornate nuovamente per i fatti suoi e noi ce ne siamo ritornati a Roma. Beh, se vediamo se è logico questo fatto, come se io a Roma non avevo possibilità di ospitarle o andare in un bar o andare in un albergo andare... Lei dice che è un fatto inverosimile. Ora, anche Salamone era presente qui. Allora questo è un fatto nuovo e io penso di posso chiederlo allora un fatto nuovo, è una circostanza nuova. La circostanza nuova che confronteremo allora. Mi scusi Presidente. Prego. E della commissione non dobbiamo parlare. Lui mi inserisce in questa commissione, ha avuto questo piacere, ma ora deve spiegare, perché io come posso contraddirlo a lui? Solo no, non è vero, e penso che la Corte non ci crede. Allora dobbiamo chiarire i fatti. Lui parla di questa elezione che si è stata fatta per eleggere me come rappresentante della famiglia di Portanuovo. Io voglio vedere come è successo, come l'ha saputo, chi gliel'ha detto. Buscetta potrebbe dare ragguagli più precisi in ordine a come lui diventò rappresentante. Ecco. Anzitutto non posso darle prove precise perché io non ero presente. Però ero presente anche se spiritualmente, perché essendo membro della famiglia di questo signore ho partecipato, anzi, trovandomi in Italia, fece sapere che il mio piacere è che lui diventasse rappresentante. Ero stesso io che dicevo agli altri componenti delle famiglie che lui diventasse rappresentante. Quindi qual è la circostanza che lui vuole sapere in sé? Quale? Dove vi siete riuniti per tu diventare rappresentante? No, come è successo? Sono ma io non capisco. Elezione, questa... è stato il tuo volere... Il tuo volere, allora, dice tu, è stato. Non c'è stata una riunione, una elezione. È un volere tuo, allora. Ma tu già quasi eri. Tu non c'era bisogno né di elezioni. Perché le elezioni si fanno per eleggere il capo. Ma non c'è bisogno per te. Perché non c'era bisogno? Allora non ci sono fatte elezioni. Tanto che tu, mentre io mi trovo in America, latitante, mi hai nominato... Cosa ti ho nominato? Consigliere. Mentre tu eri in America. Mentre che periodo era? Il 70. Quanto? 70. 70. E quando diventai un rappresentante di questa famiglia? 70, 69, 70. 69, 70. 70. Quando si uscì senza dalla bisogno carica, di elezioni. Dopo che ci siamo visti a Ancona. Ancona ci siamo visti? Dopo ci siamo visti a Ancona. E perché ci siamo visti a Ancona? Nella casa del fratello, della sorella di... Carlo Morana. Quando ci siamo visti ancora? Nella casa della sorella di Carlo Morana. Non lo so. Quando ci siamo visti? No, lo sai. Lo so. Io intanto, dimmi quando ci siamo visti allora. 69-70. 69-70. E lo sai in che stato ero io in quelle condizioni, in quel periodo? Cioè non eri ferito, non lo so com'era.
Va bene, questo non è quello che ti ho detto a te, poi glielo dirò alla Corte. Va bene. Dimmi un po', insomma, quando sono stato eletto rappresentante? 69-70, te l'ho detto. E come sono stato eletto? Per volere tu allora? No, è per volere della famiglia, non per volere mio. Senza elezione? Senza elezione. E non lo so se si sono svolte le elezioni, non ero, no, ero in America. Vabbè, allora non lo sai. Come sono diventato allora poi con capocommandamento, ho fatto parte della commissione? Quando si sono cominciati a fare i capocommandamenti? Quando? Che periodo? Intorno al 74-75. 74-75. Vuoi scritto il mese, la data, e con quale, il giorno? Scusa un attimo, e come era costituita questo mandamento? Com'era? No, commissione, cioè, mandamento. Com'era? Com'era? Il mandamento a chi rappresentavo? A chi rappresentavo tu mandamento? Rappresentavi il Borgo, Palermo e Porta Nuova. Da 74 in poi. 74, da... 75. A me mi basta questo, signor Presidente. Vabbè. Perché lui stesso vede come si contraddice. Quando è stata tu hai fatto delle dichiarazioni? Hai fatto delle dichiarazioni? Ma adesso in che senso? Scusa, che sono stato condannato? Grazie a te. Grazie a te, questo è un regalo che mi hai fatto. No. Il regalo te lo sei procurato. Senti, non qua, te l'ho fatto. Io te lo sei per procurato. Questo fascicolo tuo, sì, andò a finire che ho una condanna. Solo il Signore lo sa, di una strage che lontanamente mi potevo immaginare di avere una condanna di questo genere. Sempre la causa è stata perché, se non ero latitante per i fatti tuoi, io ero a Palermo tranquillamente a lavorare e non mi portava ad essere a Roma e coinvolto in una situazione. Ma dal 72, dal 72 all'80 tu hai vissuto tranquillamente a Palermo? Cioè, no! Ah. A Palermo, a Roma. Ma tranquillamente. Ma scusa, latitante. Latitante. Sì, però nel 1980 sì, io mi sono liberato. E cosa ti ho fatto io nel 1980? Ma se io non ero latitante per questo mandato di cattura tuo, ma io a Roma nell'84 non mi ci trovavo, non ma potevo essere coinvolto in una strage dove io non ne so parlare. Ma dall'80 tu pensi che io adesso dimmi. Dall'80 all'84 sei stato libero. Ma tu pensi che io... Ma dall'80 all'84 sei stato libero. Libero, libero. E dove hai vissuto? Come sono vissuto? Dove? Ho vissuto a Roma. Ah, a Roma. Ah, ma no, altro a Palermo. Sì, ma altro vivere... È libero. Altro vivere alla detante. Perché che cosa mi succede a me? Quando tu... Ma io deve, avevo, deve avere avevo, logica scusa, il tuo scusa un attimo, io abitavo in via delle Carrozze, libero, tranquilla, Piazza di Spagna. Cioè, che un libro era così. Quando mi ha fatto il mandato di cattura, io ho dovuto chiedere un aiuto a un romano per andare a acquistare un appartamento, per andare a fare il latitante. E da lì mi cominciarono i guai a me. Per la conoscenza di questo ragazzo, che ci trovarono in una villa dell'esplosivo, le cose mi hanno coinvolto in una cosa che mai lontanamente potevo pensare di essere condannato. La strage del treno. Ma che c'entro io con la strage del treno? Sì, c'entra perché scusa, se io non avessi avuto bisogno di questo aiuto. Sì, vabbè, ma tu amico di come si chiama? Balducci. Tu c'eri prima dell'84. No, io ho avuto bisogno di un altro. No, e l'hanno ammazzato davanti a casa sua. Mi dispiace. Ah, ti dispiace. Ah, porca miseria. Dispiace, certo. E mi sono addolorato. Ecco, poveri. Mi sono addolorato. Te sei addolorato. Dimmi una cosa. Vabbè, questo lasciamo stare. Sono pure colpevole Lucene, vero? Io che non so del treno. Io dico tu non sarei pericolo, tu mi ma fai. Ma che ne so del treno? Tu mi fai all'altezza del potere, dato che mi conoscevi. Nella vita noi possediamo un libro, ciascuno di noi, dare e avere. Nel dare e avere. Hai ragione. A mia ci siamo conosciuti. Tu
per rinnegare la tua origine? Origine, quello che sono. Ma tu sei figlio di uomo d'onore. Un'altra tu cosa, sei nipote di uomo d'onore. Questa è un'altra cosa nuova, figlio di uomo come? D'onore. Come? Aspetta, come onore ti deve scappellare no, pure quello tu. Intendo dire. Come onore ti deve scappellare pure quello intendo tu. Dire. No, quell'altro niente da fare. Quell'altro intendo dire. Non esiste niente, non esiste. Lo stai inventando ora tu. Lo stai inventando tu. Perché non me l'hanno chiesto? Ad ogni modo, signor Presidente, guarda. No, in ogni facciamo modo. La cosa tu più importante. Tu vuoi rinnegare adesso le tue origini. Sei figlio della nostra. Ancora. Cosa nostra. No che la maledizione sono io. Il tuo demonio sono io. Tu sei il mio demonio. Questa situazione che mi ha fatto tu sei nipote di Paolino Calò. Il portiere della squadra di Palermo, uomo d'onore della famiglia di Porta Nuova, genero di Gaetano Filippone. È proprio così. Genero. Tu sei le origini tue, sono scienza, dentro la cosa nostra. Ma che, va a prendere un parente mio lontano, Filippone, che non c'entra con la famiglia, con la razza di Calò, non c'entra niente. Filippone, Calò è Calò. Ad ogni modo. Tuo padre. Ma mio padre, ma che tu hai conosciuto mio padre? Tuo padre, tuo zio. Ma scusa, tu hai conosciuto mio padre? Tuo padre, tuo zio. Il presidente, allora facciamo una cosa. Mi parla la storia di mio padre? No, no. Mio padre è stato, siete... Genitori, lasciamo. Nel 36, nel 36... una vita che hanno avuto una persona esatto. Non è vero, di mafia, è non vero. Chiariamolo questo è vero, male. Sì. Questo è vero, senz'altro. Male però che lo... Vale. E che ne fai? Noi... E a me che ti dico? E io non lo so, non lo so. Sinceramente non lo capisco. Signor Presidente, scusate, andiamo nella commissione, perché stiamo divagando un po' le cose. Ora, mi deve dire lui... Quando lui dice che la famiglia, cioè nel 74 io divento parte di questa commissione, rappresento la famiglia di Palermo e del Presidente. Dimentica lui che ha fatto un'altra... La famiglia di Palermo ha detto che rappresenta il mandamento... Della famiglia di Palermo... Della cui giurisdizione ricade... No, della famiglia Borgo. Di Palermo e del Borgo. Borgo, ma... No. Ci siamo così. Ma che cosa tu vuoi... La famiglia di Porta Nuova della famiglia ora io voglio sapere il presidente stesso ha dichiarato quando la famiglia di Palermo era aggregata nella famiglia di Bontade a un certo punto nel 78 Bontade ha fatto un premio a Gnoffo Salvatore che gli ha fatto costituire la famiglia di Palermo sì? Ecco perciò era assurdo che nel 74 potevo fare io il capomandamento, di un mandamento che non esisteva. Il borgo, lo dicono pure gli altri, apparteneva all'Alsasaro Riccobono fino al 78. Quale mandamento rappresentavo io? Hai finito. Cioè, per lasciare traccia, sia pure a bassa voce. Il Ministero faceva rilevare la conoscenza che da lei parte ha... del signor Calò dei limiti del mandamento di Porta Nuova, contestando, quindi secondo sue conoscenze personali, che fino al 1978 la famiglia di Borgo faceva parte del mandamento di Saro Riccobono. Ho appena finito di dire poc'anzi Marino Mannoia. Scusi, quello che ha detto, hanno detto i pentiti, cioè quello che ha detto Mutolo, che nel 78 ancora la famiglia del Borgo era nel mandamento di Saro Riccobono. E ha specificato anche per quale motivo, cioè ne parla di un fatto che è successo, di un omicidio, adesso non mi ricordo come di quale omicidio, che era questo qui nella famiglia del Borgo. Può darsi ad che ucciderlo siano è stato usato conoscenze personali, signor perché come vede quando tende a fare riferimento di... alle dichiarazioni che pure dice di conoscere meglio delle corti. Ha fatto la domanda che ha risposto. E
Avvocato Otto, pubblico ministero, ma lei ha fatto rifiutare... Sì, no, no, siete sbagliati. Dice, continuiamo. Ma l'imputato deve dare atto alla signoria Poltra che ha risposto sulla domanda. Sì, va bene. Grazie. Sono quello che dicono i collaboratori, perché cioè, Mannoia che lui dice, fa una data, Mannoia ne dice un'altra, Mutolo ne dice un'altra, anche se poi se ben si ricorda, io ho contestato questo. Difatti... Io ho detto, se lei si ricorda nel processo del Gerlando Abete. Lui, quando gli ha chiesto Calò da quando è fatto parte del comandamento, ha detto 80, 75. Mi spiego. Mentre nel processo degli eletti politici aveva detto 78, perché ha parlato di un omicidio che era successo al Borgo. Ecco perché dico. Allora lui ha parlato del 78. Vabbè, posso rispondere? Prego. Lui logicamente è la parte interessata del processo e quindi se lo studia notte, giorno, tutte le mattine, io no, io non ho questo pensiero. Ma tu... Però devo parlare, comunque io ho avuto modo, stando in carcere a Palermo fino al 1977, sono stato a Palermo, ho avuto modo di sapere attraverso le persone che entravano in carcere che lui era stato fatto capo mandamento. Ora lui va nella distinzione di quale borgata. Io ho detto le tre borgate che appartenevano a Porta Nuova al tempo della Barbera, la prima commissione nel 1960, che era la famiglia di Palermo che aveva il capo mandamento e aveva Palermo, Borgo e Porta Nuova. Quando poi si cambia negli anni futuri del 1975, 77, 78, riprende nuovamente Calò il mandamento e questa volta è Porta Nuova che è il mandamento, che prende Porta Nuova, Palermo e Borgo. Non posso a distanza di tanti anni distinguere in quale anno, ma una cosa è certa, che Calò era il capomandamento di Porta Nuova, Borgo e Palermo. Signor Buscetta, devo ripetere quello, cioè devo rispondere a lui. Ma non si può parlare così vagamente e dire l'importante, perché genericamente non si può parlare di queste cose, perché se lui fa parte di un'organizzazione, specialmente ha detto che l'ho fatto, che cosa, consigliere di famiglia allora l'ho fatto. Sì, ma io non c'ero. Ma io non c'ero. Ma dico un uomo così, che tu già hai deciso era un uomo che aveva la possibilità di farsi dare l'ospitalità di te, della tua casa, della tua personale casa. Allora si vede che era un uomo chissà chi era allora. Per decidere tutto, addirittura di tu importi a farmi fare il rappresentante, parlando con tutte le famiglie di Palermo, cose nuove che ha detto ora che non aveva mai detto. Ora tu adesso ora dici che eri in carcere. E me l'hanno riferito, perciò non puoi stabilire la data. Buscetta, fammi non sai così. Fare cerca, il confronto. Cerca, non sai cerca fare di dire. Dice quello che vuoi perché non mi offende. Non mi aspetto. Non mi offende. Però ti prego. Poverino. Parla con la verità, dici la verità. Poverino. Anche se per mi te. Pentiti. Anche che per te. Pentiti. Se avessi cosa pentirmi. Pentiti. E fare come hai fatto tu. Pentiti. E fare come hai fatto tu. Accusare innocente, accusare innocente per andare a casa. Dopo 10 anni è diventato Vangelo. Per andare a casa. Dopo 10 anni è diventato Vangelo. E che, il mio quale, dire. Quale? La Cassazione parla tu? No, io parlo delle cose come si sono succedute. Ma non lo so, io parlo di che delle cose? Vangelo, come quale sono il Vangelo? Tu parli di me, sai la cosa, a me non mi interessa. Tu di me devi parlare. Di altro non mi interessa. Ma tu vuoi essere difeso perché da io non me. So di altre cose. Dopo che non hai mosso un dito tu, per difendere i miei figli, io vuoi che parli di te. E ci cascamo di nuovo. E io l'abbiamo parlo di te. Ripetuto tante volte di questo fatto. Di questo fatto dei figli abbiamo ripetuto tante volte. A Buscetta, non mi fare parlare e dire quello che non vorrei dire, che cosa tu hai detto di tuo figlio. Per cui... Ti prego, io non voglio toccare questo tasto perché veramente mi addolora, perché sono i figli, lasciamo stare.
Tu, ma io a tuo figlio ho dato il mio sangue, a tuo figlio ho dato il mio sangue all'ospedale dei bambini. Ritornare, ecco, io devo sempre rispondere a lui, perché se io lo lascio così a metà, allora io devo dare ragione a lui. Ora parla di mio figlio. Mio figlio, nato sofferente, ho avuto bisogno in quel periodo, aveva bisogno di una trasfusione di sangue, ho chiesto aiuto a persone conoscenti. Il fratello mi dà questo aiuto. Ora si assume la paternità lui, di dire che è stato lui a dare il sangue a mio figlio. Però è a conoscenza del fatto. Ma non è vero. Non è vero. Di tuo fratello sì. Mio fratello? Sì. Io non lo sapevo di mio fratello. Ma tu che eri... Tu disconosci la nostra conoscenza. Ah, facciamo una cosa. Tu eri in quel periodo, in quel periodo eri a Palermo tu? Quando è nato mio figlio? Quando è nato tuo figlio non lo so se era a Palermo. E allora stai zitto. Perché quando è nato mio figlio ho avuto bisogno io di queste cose. No. Io ho portato il mio sangue all'ospedale dei bambini. A tuo figlio. A te. Tu sei venuta? Sì. Vogliamo rinneghi anche l'amicizia. Signor Presidente, facciamo una cosa, perché io dobbiamo lasciare le cose, perché tutte le cose sono importanti, anche questo è un fatto importantissimo. Lui in quei periodi era con una signora, che poi è diventata sua moglie, Vera Girotti, ed era fuori Palermo, tanto che fratello si lamentava di questa scappata sua, lasciando, trascurando la moglie e i figli. Vogliamo farla venire a testimoniare? Questa Vera Girotti. Vuoi dire vuoi dare l'indirizzo di Vera Girotti e farla venire? Così solo tu mi puoi smentire o non smentire? Altri ti smentiranno, non c'è bisogno di Vera Girotti. Mi vuoi smentire tu? Altri fai venire a testimoniare. Tu a Palermo in quel periodo non esiste. Ti deve pentire. Per pentirmi io, dovrei fare come hai fatto tu. Accusare persone innocenti. Accusare in questa corte stiamo facendo una figura ridicolissima davanti a questa corte. Ma ridicolo, perché è ridicolo? Stiamo parlando come due con mare. Pentiti, diventerai una persona seria. Come sei diventato tu? E infatti lo sto vedendo. Lo sto vedendo che sei diventato serio. Stai dicendo un sacco di bugie per mantenere sempre il tuo stipendio. Perché, signor Presidente, è mai possibile, mi scusi un minuto, è mai possibile che dopo che ha preso questa decisione ritornare nei passi indietro e dire, signor Presidente, veramente io queste cose non le ho dette, ma è mai, si può pensare che lui possa fare un passo di questo genere? E invece è mai possibile che tu accusato possa dire sì, è vero. Ma io, ti deve difendere. Ma quando un po', io mi difendo. Quindi ci troviamo sullo stesso piano. Ma io mi sto difendendo con le stesse tue dichiarazioni. Non è che mi sto difendendo a dire, no, non è vero, Dicendo per esempio che lo faccio per i soldi. Tu l'hai fatto per andare in carcere, per non stare più prima, in carcere. Esatto. Secondo. E questo non lo so. Secondo, non lo so perché cosa hai fatto. No, tu hai detto per i soldi. Prima di tutto sai quantificare quanti soldi per venire qua, tu sei stipendiato, cioè è un impiego, sai quantificare quanti soldi e va bene, allora, ma io me lo posso immaginare quanto guadagno, sai quantificare. A questo punto finiamo questo confronto, perché stiamo un po' trasbordando Signor Presidente, io scusa, una sola cosa. Se la Corte dovesse credere una parola di tu, per esempio, sul fatto di mio figlio, che è importante questo, io chiedo a Vera Girotti che venga a testimoniare. E allora, il Calò, nel corso del confronto, però la signoria vostra mi consente fare altrettanto con... Prima dobbiamo finire il confronto e poi decidiamo se eventualmente chiamare Buscetta come testa. Quanto ha detto, ha fatto fare al pubblico ministero? Pubblico ministero?
questo punto, dato che l'avvocato nostro professore di fiducia di Cavol Giuseppe chiede che a Francesco Tommaso vengano rivolte. Sono due le domande, avvocato. Per la verità sono esattamente quattro, però sono brevissime. Riguardanti i fatti dei quali sì, la Corte si occupa. Certo. E allora, vediamo lei. Visto che si tratta di procedimento vivo, e allora noi oggi l'avevamo chiamata per fare un confronto con il confronto esterno. A questo punto la difesa del Calò chiede che le si facciano alcune domande. Lei però, in quanto imputato di reato collegato, può anche non rispondere alle domande che le farà la difesa del Calò. Quindi vediamo di che domande si tratta, io glieli pongo, se lei intende rispondere, risponde, altrimenti può anche rispondere. Così, in linea di massima, vuole rispondere? Sì. Sì. E allora, avvertito dalla facoltà che ha di non rispondere alle domande, lo stesso dichiara intendo essere sottoposto ad esame. Lei è sempre assistito dal suo difensore di fiducia, per la forma, sì. L'avvocato lo credo sì. E allora, avvocato Otto, se lei Si può chiedere al signor Buscetta quando Magliozzo Vittorio gli avrebbe dato quelle informazioni sul Calò, intendo, nell'80 quando lui andò via da Torino, è giusta la risposta? E allora, lei ricorda quando ha avuto occasione di parlare con il Magliozzo relativamente a questi episodi? Se ho capito bene ha detto nell'80. Sì. Cioè nel giugno 80 quando lei andò via da Torino? Dal giugno al novembre dell'80. Dal giugno al novembre dell'80 Magliozzo Vittorio l'avrebbe detto quello che poi lei ha raccontato l'altra volta alla Corte, giusto? Sì. Altra domanda, signor Presidente. Risulta verità che anche Bontate gli parlò di questo fatto? Parliamo sempre dell'omicidio dell'Alicata, signor Calò, signor Buscetta. Certo che ne abbiamo parlato, non ho mai citato il fatto di parlarne, perché per me è un fatto ovvio che se ne parlasse con Bontate o con altri, chissà con quante persone ne avrò parlato. No, lasciamo stare gli altri. No, va lei bene, va bene. Lei ha avuto occasione sì, di parlare con Bontate sì, di questo episodio, sì. Cioè della scomparsa. Vorrei sapere, lei ha detto nei suoi vari interrogatori che era in rapporti particolarmente stretti con Stefano Bontate, giusto? Sì. Lei sa se nel 79 Bontate frequentasse Badalamenti? Sì, ma anche nell'80. E ci può dire se nel 79 Badalamenti era in Sicilia? A suo ricordo. Beh, io non l'ho visto a Badalamenti, io non l'ho visto, ma credo, forse, non lo so, ma che si vedesse con Bontate, sì. Guardi, io le parlo del 79 e non dell'80, lei credo che si sia sottratto agli obblighi nell'80, nel giugno 80. Nel 79 lei probabilmente era ancora detenuto, giusto? Ma venivo in Sicilia, cioè andavo a Palermo per i processi, perché avevo qualche processo a Palermo. Io ricordo per esempio che sono certo, non posso dimenticarlo, che il 13 luglio del 1979 di Palermo è la data del mio compleanno, quindi è una data che non posso dimenticare. I rapporti tra Badalamenti e Bontate erano sempre particolarmente stretti, pure dopo che il Badalamenti fu, come disse lei, posato nel 78? Cioè non posato, ma espulso. Ecco, ho espresso esatto. In un termine sbagliato. Erano, sì. Va bene, quindi erano particolarmente stretti, può confermarlo questo, vero? Sì. Ultima domanda, signor Buscetta. Lei ha sull'omicidio dell'Alicata aveva già ha fatto una serie di dichiarazioni in corte di assise
durante il confronto per la prima volta e poi davanti al giudice istruttore successivamente a questo confronto. Si ricorda, vero? Sì. Al dottore Falcone. Sì. Vorrei sapere, e poi naturalmente altre dichiarazioni, perché prima non aveva parlato dell'omicidio Lallicata al dottore Falcone che la interrogava nell'84 e successivamente? Si parlava di tante cose, chissà quante cose sono scappate che non ho detto nel 1984 al dottore Falcone. Ho capito, lei era scappato. Va bene, grazie. Consente una sola precisazione? Grazie. No, volevo soltanto chiedere se il signor Buscetta può precisare questi rapporti di cui ha parlato a seguito della domanda dell'avvocato tra Badalamenti e Bontate nel 79, cioè erano rapporti formali inseriti nell'ambito di Cosa Nostra o rapporti personali? E se erano personali, perché? Grazie. Ha capito la domanda? Scusi. È complessa. È complessa la risposta. No, facciamo rispondere. E l'opposizione non si può fare. Prego. Posso fare opposizione? Sì, ah sì. Sì. Allora, sì, dato che la difesa... Posso dire perché? Se vuole motivare, motivi. Signor Presidente, dovrebbe spiegarci il pubblico ministero da dove che tragga la... Posso dire perché? Sì, signor Presidente, dovrebbe spiegarci...